Bentornati sul canale, oggi vi mostro una ricettina golosissima, una torta al cioccolato senza uova, senza burro, che può essere anche totalmente vegan. È morbidissima, sembra davvero fatta con le uova per quanto è alta e vi giuro che non vi deluderà, è facilissima da preparare. Allora, mettete 70 g di mandorle tritate, che potete sostituire con qualsiasi tipologia di frutta secca, 150 g di zucchero di canna, 50 g di cacao amaro, 200 g di farina 00, che potete sostituire anche con la farina 0, la farina 1, la farina 2, la qualsiasi tipologia di farina davvero, anche quella integrale, una bustina di vanillina o zucchero vanigliato, mescolate le polveri insieme e aggiungete 40 g di olio di semi, di girasole, di arachidi, quello che volete, 450 g di latte al cioccolato, che potete sostituire con qualsiasi altra bevanda vegetale come il latte di soia, il latte di cocco, il latte di avena, di mandorle, quello che avete a casa e quello che preferite. Mescolate bene e aggiungete infine una bustina di lievito e mezza buccia di arancia grattugiata. Mescolate ancora e mettete il composto all'interno della tortiera imburrata o infarinata. Io ho utilizzato lo staccante spray e in forno a 160 gradi per 45 minuti circa, in forno statico preriscaldato. Lasciate raffreddare totalmente la torta, dopodiché potete appunto cospargere lo zucchero a velo. Guardate, sembra davvero una torta dove ho utilizzato le uova. È sofficissima, rimane morbida per giorni e poi si sentono i granelli di mandorle che danno un gusto inconfondibile a questa torta al cioccolato. Vi consiglio di provarla, non vi deluderà assolutamente. Se questo video vi è piaciuto, come sempre lasciatemi un like e fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti se provate a farla. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!